Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi più sorridente che mai perché pur essendo giovedì è come se fosse venerdì, no? Domani è festa, quindi ci godiamo questa vigilia di festa, poi ci sarà sabato, poi ci sarà domenica. Vabbè, quindi ci facciamo 3 giorni liberi, liberi, belli, tranquilli e ce la ridiamo, ce la ridiamo, ce la ridiamo. Allora, ieri avevo detto nel video dopo la partita Empoli-Inter che sarà difficile quest'anno rivedere l'Inter schiacciasassi dello scorso anno. Però, ragazzi, andare ad Empoli, dove altre squadre hanno fatto davvero tanta fatica, tanta, tanta fatica, e vincere con un 3-0 secco, così, è tanta roba, è tanta roba. Ieri nel video del dopopartita ho detto nel campo dell'Empoli, no? Il Napoli ha vinto 1-0 grazie ad un rigorino, dai, diciamolo, diciamola tutta. Se, quelli sono i classici rigori che stanno rovinando il calcio moderno, perché, ripeto sempre, prima si dava uno o due rigori a giornata in tutte le partite, oggi si danno uno o due rigori a partita. E tanti di questi rigori sono davvero rigorini. Sì, per il regolamento ci stanno pure, non è che sto dicendo. Ma è un regolamento farlocco, cioè il calcio ormai sta diventando uno sport sempre meno di contatto, più da un altro poco sembra la pallavolo che non ti puoi più toccare. Allora, l'Inter comunque ne esce bene, ne esce alla grande e dimostra comunque di essere forte, di essere forte. Iscrizione al canale, ragazzi, sono quasi a 2007, mi fate arrivare a 2007, non sto dicendo 1.207.000, a 2700. Grazie, mettete il like al video. Quindi parliamo un attimo della partita prima, poi vediamo un attimo i topi di Fogna, no? Anzi, un topo di Fogna, uno. Vabbè, vi darò una dimostrazione dopo, però prima parliamo della partita. Allora, un ottimo Darmian, davvero, è un calciatore che non tramonta, non tramonta e non delude. Cioè, Darmian è quel classico calciatore che quando non è in giornata ti prende 6 in pagella. Quando non è in giornata, poi quando è in giornata come ieri, ragazzi, ti spacca, ti spacca. È un calciatore che non dimostra l'età che ha. E ce l'ha l'età, ce l'ha. E quindi è un calciatore davvero, cioè, su cui puoi contare tranquillamente. Poi abbiamo un problema, Calhanoglu, no? Vedete, Calhanoglu manca questa Inter, manca per tanti motivi, non solo per il fatto che manca proprio la presenza di un Calhanoglu in campo. Calhanoglu, sapete, i piedi di Calhanoglu sono piedi fatati che quando mancano si nota. Ma oltre a questo, oltre all'assenza di Calhanoglu, che comunque a quanto ho capito sta per tornare, è proprio imminente il suo ritorno, c'è anche il problema che tu devi spostare Barella. E capite, è come se perdessi due giocatori, due calciatori. Cioè, quando tu sposti Barella dal suo ruolo naturale, cioè mezzala, tu Barella non. Cioè, Barella tira il 50%, ma non perché è proprio il ruolo. Cioè, Barella non è uno che può fare il ruolo di Calhanoglu. Si impegna, per carità, alla fine raggiunge la sufficienza, il 6,5, tutto quello che volete. Però il Barella, una cosa è vedere Barella mezzala, una cosa è vedere Barella play e capire che la differenza è tanta. Quindi ecco perché io non me la prendo con l'Inter quando ha quei vuoti, no? Durante la partita. Perché ci sono dei calciatori che stanno fuori ruolo, ma non per colpa di Inzaghi, ripeto, non per colpa di Inzaghi, ma per colpa di circostanze, ecco, sfortunate. Comunque, Calhanoglu, a quanto ho capito, sta per tornare, quindi amen. Tra poco Barella ritornerà al suo posto e rivedremo il Barella che conosciamo tutti. Parliamo dei topi di Fogna, oggi parliamo del topo di Fogna che sta al di là dell'Italia, sopra l'Italia, non sopra l'Italia, cioè proprio c'è l'Italia sopra ancora, no? C'è quello là, volerò sulle ali del mondo in questo cammino, quello là, che è come vedete, no? Quando io vi dico, ragazzi, questa è gente che non è neanche juventina, e che ha trovato uno stipendio su YouTube, e lo stipendio lo riceve grazie all'Inter, quindi è.
i loro titoli, no? Sono Juventus e poi Inter, cioè quello è il titolo. Però notate una cosa, senza andare a guardare il video, senza tanto dice stronzate, dice, poi mo vi racconto che dice, quindi, però voi guardate, fa un video sull'Inter, scandalo bar, anzi fa Juventus, Inter, scandalo bar, e c'ha 3.000 visualizzazioni, ma 3.000 sapete perché? 3.000 perché è la sera. L'avesse fatto di mattina sarebbe a 10.000, anzi quel video magari ci arriverà pure oggi. Poi dopo fa Juventus Parma, siamo imbarazzanti, 1.000 visualizzazioni. Perché chi segue questi topi di fogna non se ne frega niente del calcio giocato, cioè a loro interessa che si parli dell'Inter, no? Lo diciamo sempre questo. Quindi quando nel titolo manca la parolina magica Inter. Questi non se li fila nessuno. Ma voi andreste mai a... Cioè, se a voi interessa sapere, no, come la partita si sia svolta, no, andreste mai a guardare un canale del genere? Dai, mettetevi nei panni degli Juventini. Ah no, scusate, scusate, scusate. Non lo dico più. Scusate se vi ho invitato a mettervi nei panni degli Juventini loro. Scusatemi davvero con il cuore, scusate. Che brutta cosa che ho detto. Scusatemi, scusate, no? Casomai vi perdo, eh. No, vabbè, ragazzi, mi è uscita così. Quale panni? Non mi mettete nei panni. Pensate a quelli, però, pensate a quelli. Se davvero volessero, no, sapere come si è svolto, come si è svolta una partita, andrebbero mai su quei canali. Cioè, ma davvero, cioè, vuoi sentir parlare di calcio e vai su quei canali di gente che non solo non è juventina, perché quelli prendono solo uno stipendio, grazie alla Juve in teoria, grazie alla Juve perché poi servono gli iscritti juventini, no? Ma grazie all'Inter. Basta, punto, loro sanno solamente di scandali, di manette, di Marotte League, anzi adesso è Mafiotta League. Basta, punto, non, cioè di calcio questi non parlano mai perché sanno che quando parlano di calcio i numeri non ne fanno. Non ne fanno, quindi adesso lo scandalo è l'espulsione. Ieri io nel video ho detto, dai, l'espulsione è netta, no? Nessuno può dire niente. E invece no, ragazzi, c'è chi dice qualcosa, c'è chi dice qualcuno lo troviamo sempre. E aspettate, che ancora non sono usciti gli altri, non sono usciti gli altri, oggi arriveranno tutti gli altri. Su questo discorso del rigore, ecco, c'è solo lui per ora. C'è solo lui però arriveranno anche gli altri. Mentre l'uomo più triste del mondo si concentra su Zhang, perché Shine Bank, là, come si chiama, ha fatto, diciamo, ha tirato in mezzo l'Inter per via degli stipendi che Zhang all'Inter non prende. Però loro pensano che Zhang prendesse questi stipendi. Non lo so, ragazzi, è un casino che a me non interessa, quindi si è avventato su questa notizia, come al solito lui, no? Da grande predatore di prede ferite, no? In teoria, pensa lui. E dice queste notizie che vi sto dando io, perché lui si sta davvero fognatizzando, no? Come i topi di fogna. Queste sono notizie che non leggerete sui giornali. E ora ci mancava solo lui che dicesse questa cosa qua e si aggrappasse insieme ai topi di fogna. Ora possiamo dirlo, è un topo di fogna pure lui.